In quei giorni Samuele dormiva nel tempio del Signore, ritrovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. E gli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Samuele tornò e si mise a dormire. Ma il Signore lo chiamò di nuovo: Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: io non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino allora non aveva conosciuto il Signore e non gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire e se ti chiamerà dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore e stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe, il Signore fu con lui e non lasciò andare a vuoto neanche una delle sue parole. Parola di Dio. Adesso vediamo se questo brano è una cosa che conosciamo benedetto oppure se c'è da dirci e da insegnarci molte cose. Samuele era il figlio di Anna, moglie di Elcana. Elcana aveva due mogli, Anna e Peninnà. Peninnà aveva i figli e Anna non ce l'aveva, era sterile. Anna soffriva per tre, di tutto perché senza figli non si sentiva realizzata. Numero due, perché Peninnà, l'altra moglie, la prendeva in giro, la insultava: ecco, io sì che sono la moglie vera, tu sei di serie B, io ho saputo dare figli a mio marito, tu invece no, ogni giorno. Terzo, perché nel popolo di Israele la donna sterile veniva considerata come donna punita da Dio per i suoi peccati, perché Dio benediceva le donne con la maternità. Se non veniva la maternità era perché Dio ha punito questa donna. Chissà che cosa ha fatto, diceva la gente, per essere punita così dal Signore. E soffriva, e la sua vita era un inferno. Lei va al santuario di Silo. A quei tempi c'era un solo santuario per tutto Israele, non è come noi oggi, abbiamo il santuario dei Santi, San Gabriele, San Pio, Loreto, eccetera, eccetera. Uno solo. Il santuario era a Silo, dentro questo santuario c'era l'arca dell'alleanza. Ricordate quella cassa dove dentro erano conservate le tavole della legge di Mosè, un po' di manna e altre cose dell'Esodo. Attraverso questa cassa di legno, con queste cose dentro, queste reliquie, Dio era presente non solo in cielo, ma anche sulla terra. Chi si avvicinava a quest'arca si avvicinava a Dio, e se si toccava in maniera indegna quest'arca si moriva all'istante. Quest'arca era un po' come l'Eucaristia. L'Eucaristia conservata in questo tabernacolo rende sacro questo luogo. Quando voi da fuori siete entrati dentro, se avete un minimo di sensibilità spirituale, avete sperimentato la presenza di Dio, il sacro qui dentro. Andando fuori in mezzo alle macchine, la gente a giocare al parchetto, al bar, non sentivate quello che si sente qui. Ciò che cambia il clima di questo luogo è la presenza del Santissimo. Ciò che cambiava il clima in quell'edificio a Silo era la presenza dell'Arca dell'Alleanza. Il sacerdote che gestiva e che custodiva quest'arca si chiamava Eli. Avendo lui da custodire
il segno più importante di tutta la religione dell'Antico Testamento, l'Arca dell'Alleanza, il grande sacerdote numero uno, sarebbe riportato ad oggi il Papa di quei tempi. Lui aveva due figli propri, il celibato ecclesiastico è venuto dopo Gesù Cristo. E che cosa era successo? Guardate le meraviglie di Dio, come si collegano l'una con l'altra, l'una proveniente dall'altra. Questa donna va a piangere al santuario di Eli perché non aveva figli. Eli la vede piangere, si commuove per lei, le fa una benedizione, una preghiera, imponendogli le mani, e gli dice che l'anno prossimo sarebbe tornata con figli in braccio. Fa una profezia. E così avvenne. Lei rimane incinta, l'anno dopo ritorna portandosi questo bambino in braccio, felice e piena di gioia. Dio ha vinto la sua sterilità, che è opera del diavolo, mediante una preghiera accurata fatta da lei e una preghiera del sacerdote sulla sua preghiera accurata. Guardate, mi è sempre detto, e torno a dire, che se uno è sterile, soprattutto in questi casi, è perché il diavolo non può far venire nel mondo quel bambino che è così importante per la storia della nostra salvezza, quel bambino che ha in mente Dio da mandare nel mondo. Lui vede quanto danno gli farà la nascita del mondo di quel bambino, allora blocca in anticipo la discesa del cielo sulla terra di questo bambino, dando la sterilità alla madre. E ha fatto così con quasi tutte le persone più importanti dell'Antico Testamento. Samuele non poteva. Quando invece Samuele nasce, per il miracolo di Dio, il doppio miracolo, ogni bambino è già un miracolo di suo. Quando nasce in maniera soprannaturale per un miracolo, doppio miracolo, quel bambino è sempre un bambino speciale. La mamma, guarda che cosa bella che fa, riconosce il dono di Dio facendo un atto che umanamente le costa tanto, però spiritualmente è una bomba in positivo. Fa esplodere la potenza di Dio. Perché quando il bambino viene svezzato verso i 3 anni e qualcosa, lei lo offre in dono a Dio, facendolo vivere non a casa sua, ma nel santuario. Per cui lo crescerà il sacerdote Eli, e fa questa cosa per due motivi. Numero uno, per riconoscenza a Dio del miracolo. Numero due, perché vuole per questo bambino il meglio del meglio. Poter crescere vicino a Dio, alla presenza di Dio che c'è sulla terra, quella dell'Arca dell'Alleanza. Beh, come dire, ma che uno si mettesse il letto qui sotto al tabernacolo e la notte dormisse qui, vicino a Gesù Cristo, che la vita si svolgesse sempre intorno al tabernacolo, il più vicino possibile al Signore, proprio materialmente parlando. Ha fatto questo atto di fede. E Dio, guardate cosa significava, che lei si privava di quel figlio che aveva tanto desiderato per tanti anni. Costava questa cosa umanamente parlando. Ma Dio la benedice ed Anna, dopo Samuele, ha altri figli e figlie. Quindi la realizza come madre. La benedice. Guardate che catena di miracoli stanno avvenendo nella storia di Anna. E per il bene che non sarà legato a lei o a questo bambino, ma andrà per tutto il popolo di Dio. Allora, siamo al punto in cui questo bambino sta nel santuario, cresce lì, il sacerdote Eli, che era già pari ad altri figli, gli fa da papà, mangiare, bere, vestirlo, eccetera, eccetera, gli fa da insegnante, insegna a leggere, a scrivere, a fare i conti, eccetera, eccetera, e gli fa da, diremmo oggi,
padre spirituale, perché gli fa catechismo, gli insegna le cose di Dio. Lui è sacerdote, c'è un'esperienza in questo campo, il bambino, il piccolo Eli, e dico il piccolo Samuele, non ce l'aveva. Oh, guardate, io cerco, spero che il Signore vi faccia capire queste cose quando sono importanti. Adesso andiamo al dunque. Abbiamo ascoltato poco fa come Dio, qui non dice a che età, mettiamoci avesse 10 anni, 12, non lo so, un'età così. Di notte, mentre Samuele dorme, gli parla chiamandolo per nome e svegliandolo. Samuele, questo ragazzino, non avendo mai sentita la parola di Dio rivolta su di lui, pensa che è il sacerdote Eli che lo chiama. Si alza, va da lui, lo sveglia, dice: ma mi hai chiamato? Dice: no, non ti ho chiamato. Dice: vatti a dormire, lasciami perdere, sono stanco. Dormi. Si ripete 3 volte questa cosa. Guardate, qui comincia a venire una cosa importante. Ripete. Nonostante sia Dio che chiami Samuele, Samuele non è in grado di riconoscere Dio in quella chiamata che lo sveglia di notte. Non è che Samuele sia cattivo, sia sbagliato, non so che cosa. Non è in grado di riconoscere in quella voce Dio che lo chiama. Quando questa cosa si ripete per 3 volte, mettete un attimo nei panni di Eli, comincia a rompere questa cosa, ma come già 3 volte che mi svegli. Guardate che cosa bella. Samuele è stato, chiamiamolo fortunato, ma insomma, ha avuto la persona giusta che l'ha guidato in questo fatto, perché il sacerdote Eli, quindi pensa, ma come, già 3 volte si sveglia, questo non è che mi viene a dire bugie, ma non è che pensa il sacerdote che forse è Dio che gli sta parlando e lo sta svegliando. E gli dice: guarda, torna a dormire, se questa voce ti chiamerà un'altra volta, tu gli dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Questo sacerdote esercita la direzione spirituale, insegna a questo ragazzino per la prima volta nella sua vita come fare a rispondere non a lui, ma a Dio. Dice: attenzione Samuele, questa voce che ti chiama, che è così potente che ti risveglia dal sonno, non è la voce di un essere umano, è la voce di Dio che ti parla. Tu non venire più da me a svegliarmi, invece di a questa voce: parla Signore, Signore, Dio, Yahweh, parla Yahweh, perché il tuo servo ti ascolta. Questo ragazzino, a bocca aperta, Dio parla a me, mi parla Dio, ma io non ho avuto mai un fenomeno del genere nella vita. Entra in un campo totalmente nuovo di esperienza e ci entra, ripeto, perché questo sacerdote esperto delle cose di Dio ce lo guida per mano. Guardate, voi dite che è una cosa scontata facile? Adesso vi dico subito. Mettiamo che questo sacerdote fosse stato un psicologista da sacerdote. Ci sono sacerdoti che hanno fatto la laurea in psicologia e leggono i fenomeni che accadono dentro la testa della vita delle persone in chiave psicologica. Allora diceva: che cosa? Tu senti dentro di te una voce che ti chiama, ti dice Samuele? Oddio, ma non è che questo è un inizio di schizofrenia? La schizofrenia è lo sdoppiamento della personalità. Tu senti un'altra voce che parla dentro te stesso. Oddio, guarda, domani andiamo subito dallo psicologo, prenotiamo la visita, andiamo a vedere se sei a posto con la testa o no.
E se fosse stato uno che non credeva ai carismi e ai fenomeni soprannaturali? Quanti sacerdoti e vescovi ci sono che non credono ai miracoli, alle rivelazioni, alle profezie? Dice, hai visto che hai combinato vedendo il film fino a tarda notte ieri sera? Poi hai fatto cena, ti sei mangiato pure 5 pizze ecco, stanotte senti le voci. Vai a dormire e non mi scocciare più. Vai a te se vieni a svegliarmi ancora. Può essere che si giova così. Allora vedete che tratta di roba? Se uno non ha una guida spirituale all'altezza di capire quello che Dio sta facendo su di te, quella guida spirituale spegne il dono di Dio che ti sta facendo. Brucia il carisma che Dio ti sta dando. Cioè Samuele non sarebbe diventato profeta, non avrebbe imparato a discernere la voce di Dio che gli parlava e a considerarle, a farne valore come parole di Dio e di conseguenza di non farne cadere a vuoto neanche una delle parole che gli diceva. Capito? Qui siamo con Samuele nel campo del soprannaturale. Per avere, allora, Samuele da solo, ogni persona qui da sola, non riesce a gestirsi le cose soprannaturali delle quali siamo totalmente ignoranti. Occorre qualcuno che già c'è passato, che ha un'esperienza in questo campo, che ti può tenere per mano, che ti fa discernimento, che ti aiuta a capire, a sapere come muoverti, che ti mette in posizione giusta nei confronti di colui che ti parla. Se non c'è questa, la persona sbatte la testa. Oggi è pieno di gente che gira tutte le Marche in Abruzzo cercando prete Tisio, Fracaio e suora non so che cosa, alla ricerca di qualcuno che gli faccia le preghiere per risolvere i guai, perché non risolvono mai niente con nessuno. E non trovano persone adatte spiritualmente per risolvere i loro problemi. Neanche rivolgendosi in alto all'autorità. E non fatemi dire di più. Per l'ignoranza in campo soprannaturale, per l'incapacità di essere persone di discernimento, capaci di iniziare la persona ai fenomeni soprannaturali, al carisma, alla profezia, a Dio che ti parla. Quanto è bello quello che insegna, questo è bello, la maturità del sacerdote, quello che insegna Eli a Samuele, che gli dice, tu quando ti senti questa voce che ti chiama, gli rispondi, parla Signore, che il tuo servo ti ascolta. Assomiglia abbastanza a quello che disse la Madonna all'angelo, eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la sua parola. Servo obbediente alla tua parola. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta e la mette in pratica la tua parola. E se vedete altre parti della Bibbia, è sempre così. Parla che ti ascolto, parla che metto in pratica quello che tu mi dici. Attenzione però, facciamo un approfondimento di questa prima parte, poi passiamo alla seconda. Quando è che parla Dio a Samuele? Di giorno o di notte? Samuele era sveglio o dormiva? Samuele era una persona adulta, esperta di vita o un bambino, un ragazzino? Quando Dio ci parla, noi siamo sempre al buio. Quando Dio ci parla, noi siamo già addormentati da un pezzo.
Quando Dio ci parla, siamo sempre come dei bambini ignoranti rispetto alle cose sue. No? Vediamo. Quando Dio chiama una persona che è lontana da Lui, che è 30 anni che non mette più piede in chiesa, che ne ha fatti tutti i colori, chi sta nel peccato non sta nel buio dell'inferno, nella sua anima, Dio ti parla e ti illumina. Dal buio ti porta alla luce. Quando uno pecca, fa il cammino di Lucifero, l'angelo della luce, che precipitando lontano da Dio è diventato angelo di tenebra. Quando uno si converte, passa dal buio, dalla tenebra, alla luce, perché Dio ci parla e ci illumina, ci porta la sua luce dentro il nostro buio. Regola spirituale, ho preso il caso di un peccatore, prendiamo il caso di un grande santo, San Francesco, che ci aveva le stimmate. Quando gli parlava Dio, San Francesco era illuminato, era luce da luce, o era nel buio pure lui? Che dice, quando aveva le stimmate, San Francesco come si definiva? Il più grande peccatore della terra, con le stimmate, figuriamoci noi che siamo. Però diceva così, con le stimmate. Per quale motivo? Molto semplice. Per quanto uno possa essere santo in questo mondo, paragonato a Dio, ho detto tante volte, lo ripeto, se noi mettiamo a paragone, a confronto, la luce di un fiammifero con la luce del sole, la luce del fiammifero è buio pesto. La santità di San Francesco rispetto alla santità di Dio è peccato. Lui ne era cosciente, dichiarava se stesso il più grande peccatore della terra. Per questo San Francesco non giudicava nessuno. Non giudicava nessuno. Perché quando tu ti senti il più grande peccatore della terra, quando vedi gli altri che fanno i peccati, dici io ho fatto peggio. Non giudicava nessuno. Si sentiva peccatore, basta. Non puntava, quello ha fatto... Perché condannare significa che uno si mette su un piedistallo, si fa da giudice, tu stai sbagliando, tra parentesi, io no, che ti condanno. E sono io, il grande peccatore della terra. Ed era uno che ammazzava un altro, Signore, converti questo peccatore. Per esempio, San Francesco viveva in un tempo, lui non era sacerdote, fratello spirituale. A quei tempi i sacerdoti erano eletti non per vocazione, ma col sistema germanico, che significava che se un duca voleva ampliare il ducato, andava alla Santa Sede a Roma, pagava per comprarsi una diocesi o qualche parrocchia se c'era pochi soldi, ampliava il suo territorio, metteva nella parrocchia un suo fiduciario, lo faceva diventare sacerdote e quello lavorava per il duca in quella parrocchia. O se era vescovo, un territorio più ampio, faceva il vescovo per conto del duca in quella diocesi. Però non avendo la vocazione, avendo ricevuto un incarico senza vocazione, a non c'erava mai la messa, che ne fregava proprio. E allora era un disastro il mondo, l'istituzione ecclesiale di allora. I sacerdoti senza vocazione prendevano una reliquia, dice questa, accidenti, questa reliquia del sangue di questo martire, questa vale 500 scudi, e la vendeva per fare soldi. È nato il peccato della simonia, la compravendita delle cose sacre, il commercio con le cose sacre. Si spacciavano per cose sacre non erano. Questo è un pezzetto di legno, reliquia della Santa Croce del Signore Gesù. E hanno fatto il calcolo che se si mettono insieme tutti i pezzetti di legno dichiarati di essere la croce del Signore, viene una croce lunga 35 metri. Falsi, fatti così per fare mercato. Allora, oggi,
telegiornale, farebbero a zero preti, vescovi di questo genere, con servizi dove fino a spulciare fino alle cose più nascoste per mettere in evidenza i peccati del mondo clericale. San Francesco diceva: io, nei sacerdoti, non voglio vedere altro che attraverso le loro mani il Figlio di Dio si fa visibile a me sulla terra, la consacrazione. Niente altro in questo mondo vedo con i miei occhi che non il corpo e il sangue di Cristo attraverso le mani dei sacerdoti. Il resto non interessava e non lo guardava. Perché sentendosi grande peccatore della terra, non condannava il peccato dei sacerdoti. Lo sapeva, non lo considerava, non lo guardava. Guardava la santità, la cosa buona, la cosa che avveniva attraverso il sacerdozio. Capito? Allora, Eli, scusate, Dio parla e ci illumina. La sua luce scende nel nostro buio e ci illumina, sempre. Tanto che uno sta in mano a Satana con i peggiori dei peccati, tanto che uno stia in un grado di santità come San Francesco con le stimmate, sempre Dio ci parla perché noi siamo al buio. Buio. Seconda cosa è il sonno. La parola di Dio, quando cioè Dio ci chiama per nome, ci risveglia. Passiamo in un altro mondo quando Dio ci chiama. E quanto è valida questa cosa oggi per il mondo. Oggi noi viviamo in una chiesa, in un popolo di Dio super addormentato. Sono passati in questi ultimi tempi le peggio leggi mai avvenute nel corso della storia dello Stato italiano. Nessuno ha detto niente. Nessuno ha fatto guerra per difendere quello che diceva Dio. Oggi ho sentito la testimonianza di Nausicaa della Valle, una giornalista di Mediaset, attrice, era omosessuale, cioè lesbica. Alla sua conversione ha capito che è un grave peccato essere omosessuali e è andata via da questa realtà. È tornata ad essere donna, non più omosessuale. Vagli a dire a chi ha fatto queste grandi guerre per conquistare il diritto civile del riconoscimento del matrimonio omosessuale, adesso voglio quello secondo della nazione dei bambini, che quella è una cosa sbagliata, che è un grave peccato a mano di Dio. Lei lo ha capito quando si è convertita al Signore. No, prima era normale per lei, anzi doveva essere difesa questa cosa. È passata in Italia questa cosa. Chi ha fatto guerra perché non avvenisse questa cosa qua? Come può lo Stato civile sostenere questo tipo di famiglia contro natura e contro di Dio? E tante altre cose, adesso non finiamo più stasera. Allora, popolo che dorme spiritualmente. La Chiesa è un popolo che dorme. Dio ci chiama e ci sveglia. Che differenza c'è tra il sonno e l'essere svegli? Questa differenza che c'è nel sonno spirituale, anzi ancora di più, è lo essere svegli spiritualmente. Terza cosa, Samuele era bambino. La chiamata di Samuele non è l'esempio per i bambini del catechismo, è l'esempio per tutti i cristiani, perché se uno ha 90 anni ha Dio che gli parla, quel novantenne è un bambino nelle cose di Dio.
Ne siamo forse esperti? Possiamo dire, ormai sono un maestro, non ho bisogno di più nessuno che mi spieghi le cose di Dio? Siamo sempre infanti spirituali quando la parola di Dio ci sveglia e ci porta a dimensioni di cristianesimo nuove, mai vissute, totalmente diverse da quelle fatte fino ad oggi. Questo lo vuole Dio. Basta di questo popolo addormentato. Vuole un popolo nuovo, un popolo sveglio, un popolo che riconosce il bisogno di discernere la voce di Dio perché poi uno la possa mettere in pratica e viverla. Allora, Samuele, pensate al ragazzino che comincia a scoprire il mondo dello spirito. Non so se le persone che stanno avendo più incontri stanno facendo questa esperienza, scoprire il mondo dello spirito. E vi assicuro che se il Signore ha permesso qualche disgrazia, qualche fatto grande, era proprio perché ci voleva scuotere dalla nostra vita ormai impigrita dietro il lavoro, le faccende, e avevamo messo lui da parte. Attraverso quel problema che ci è capitato, malattia, guaio, forte del male, non so che cosa, ci ha scosso per rivelarci il mondo dello spirito. E cominciando a scoprire che esistono queste realtà che mai nella vita hanno tenuto in considerazione, per noi è una meraviglia nuova, un'esperienza nuova, il mondo dello spirito. Totalmente diverso da prima. Che ci fa, trasforma la vita in una maniera totalmente diversa da come abbiamo vissuto fino adesso. Perché scopriamo delle cose così meravigliose che ci fanno ribaltare fin dalle radici profonde del nostro essere, il nostro stile, scelte e modo di vita. Allora, Samuele comincia a muoversi. Dio mi parla. Cosa? Samuele ha proprio sentito la voce spirituale di Dio. Forse Dio a noi non parlerà come Samuele, ma che ci parla, questo è sicuro, e parla a tutti. Ieri sera siamo andati a fare l'incontro a San Buceto, provincia di Chieti. C'era un anziano che ha fatto una preghiera perché sta male, poverino. Ha detto, ma tu preghi? Poco. Però quando è la sera, sette padre, sette ave, sette gloria li faccio. Allora, ma guarda, quest'uomo gli è stato insegnato, fa così, nella sua semplicità, ma ancora non ha scoperto il dialogo con Dio. Lui fa una preghiera, formule, sette pater, sette ave, sette gloria, fatto questo, ho pregato a posto. Se uno prega così, alla fine della preghiera, quello che sta vicino dice, ma che ti ha detto Dio? Come che mi ha detto? Niente. Ho detto la preghiera e ho finito. Ho detto la preghiera. Che espressione bastarda. Ho detto la preghiera. Come fa uno a coniuge? Ho detto quello che... Il pranzo che deve... Tu ci parli con una persona. Oh, come stai? Sto bene. No, sto male, c'ho male. Allora, ti vado a comprare. Nasce un dialogo. Botta, risposta, botta, risposta, botta, risposta. Dio ha bisogno non di persone che metti il gettone, Padre nostro che sei Ave Maria, piena di grazia, Signore, come noi a Padre e Figlio Spirito, che devono ripetere delle formule. Ha bisogno di persone con le quali poter dialogare. E quando scopri che Dio è una persona viva e vera, che ci puoi parlare, Lui ha delle cose da dirti e tu hai delle cose da dirgli, allora nasce la preghiera, cioè il rapporto con Dio, da persona a persona, da persona con la P maiuscola a persona con la P minuscola.
questo deve avvenire. Se ci manca il dialogo con Dio, dove sta il cristianesimo? E il cristianesimo è una serie di riti da fare? È una serie di regole da rispettare? Andare a messa, questo, noi siamo cresciuti con questo qua, la mia generazione, col cristianesimo delle regole, andare a messa la domenica, 10 comandamenti. Il catechismo nostro era basato sui 10 comandamenti, non so il vostro, era quello importante. Io ho fatto il catechismo di Pio X, domande e risposte, la risposta già era pronta, la domanda, non dovevi trovarla tu, ti era già data in bocca da rispondere, così la risposta era giusta. Non c'era creatività, non c'era di libertà, era tutto predisposto. Oggi, nella messa, quando mi fa rabbia, per esempio, preghiera dei fedeli, hai il foglietto, uno legge la preghiera che c'è scritta, ma i fedeli sono quelli che stanno lì davanti seduti, non sono quelli del foglietto. I fedeli che stanno lì, quale cose vogliono chiedere a Dio? Sicuramente non quelle che stanno scritte sul foglietto. Allora che preghiera dei fedeli è questa? È fatta male questa cosa, dovrebbe essere preghiera spontanea. Oppure i fedeli fanno un biglietto, lo mettono prima, uno legge le preghiere scritte dai fedeli, ma non in quel modo. Oppure, perché insieme agli angeli santi cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Ma come? Cantiamo, devi cantare, non puoi recitare. Perché hai detto cantiamo e poi dici santo, santo, a parole magari a voce sommessa? Ci sono tante di quelle cose formali, false, stupide, vuote, che il primo a patirne è Dio, che non sa che farcene di formalità, Dio vuole contenuto, vuole vita vera, vuole parlare con Samuele e vuole che Samuele risponda. Per cui gli ha rivolto la parola. E quando Samuele ha imparato, è diventato il profeta, il punto di riferimento del popolo di Israele per tanti anni. E Dio, fino al profeta Samuele, non aveva bisogno di re o di istituzioni civili per governare il suo popolo. Bastavano i profeti, quelli con un carisma. E quando il popolo di Israele sceglie di essere guidato da un re al posto dei profeti, dice Dio, mi hanno ricusato, mi hanno rifiutato, e pagheranno per questa scelta. I re di Israele, tranne Davide e Salomone e pochi altri, hanno tutti fatto un macello nella storia di Israele, con fino ad Erode che ha cercato di uccidere Gesù Cristo e ha fatto la strage degli innocenti. Scelte sbagliatissime, perché non erano quelle di Dio per il suo popolo. Allora, Samuele, per la prima volta nella vita, riceve una parola di Dio, detta in termini biblici una profezia, una parola di Dio che lui doveva comunicare ad altri. Sapete a chi era rivolta la prima profezia ricevuta da Samuele? A chi era rivolta? A Eli, al suo padre affettivo e spirituale. Sapete che cosa diceva quella profezia? Vi invito a leggere il primo libro di Samuele, capitolo 3, seguenti. Che cosa questa profezia diceva? Vi faccio un riassunto, però se ve lo leggete è più bello ed è meglio, così prendete contatto anche voi personalmente con la Bibbia. Sacerdote Eli, allora come sacerdote è stato valido, ha dato le dritte giuste a questo ragazzo, è stato all'altezza del suo compito di guida spirituale del piccolo Samuele. Come papà invece, no. Aveva due figli. Il problema di questo papà era che lui non aveva coraggio di correggere i figli. Quindi quando sbagliavano, lui non interveniva. Non gli diceva avete sbagliato, non gli dava delle correzioni, delle punizioni per cercare di raddrizzarli, ma sempre da piccoletti fino ad adulti.
Per cui questi due giovani sono venuti su con tutti i vizi e peggio vizi possibili, immaginabili di quei tempi. Ma questi erano i figli del sacerdote che custodiva l'arca dell'alleanza, il sacerdote di riferimento per tutto il popolo di Dio dell'Antico Testamento. I due figli dovevano essere due splendori che davano esempio con la propria vita di che cosa significa amare Yahweh, lodare Yahweh, servire Yahweh. E invece era il perfetto contrario. Davano tanto di quello scandalo e a causa loro si sono allontanati da Dio tanti di quelle persone appartenenti al popolo di Dio dell'Antico Testamento, che Dio dà una grande punizione a questi giovani e a Eli, che è stato debole nell'educazione dei figli e colpevole dei loro peccati. Sapete che succede? Gli ebrei avevano sempre il problema dei filistei a quei tempi, che era un popolo confinante sempre in guerra con loro. A volte vincevano uno, a volte gli altri. Ci fu una grande battaglia contro i filistei e partecipavano anche i figli di Eli. Per essere sicuri di vincere, che fanno questi due figli? Dicono, andiamo a prendere l'arca dell'alleanza, invece di starsene là chiusa nella chiesa, la portiamo qui sul campo di battaglia e vedete che vittoria che faremo, perché il nostro Dio è potente. Trattano l'arca dell'alleanza come un amuleto, non come il Dio vivente. Che cosa fa Dio? Detto in termini semplici, toglie la sua mano protettiva da Israele, dall'esercito di Israele, e gli ebrei ci prendono una sonora sconfitta, muoiono uccisi di spada più di 30.000 fanti, e il resto tutti dispersi fuggono via per salvarsi. I due figli di Eli muoiono in battaglia, l'arca dell'alleanza, bottino preso dai filistei, dentro il tempio del dio Dagon, il dio dei filistei. Rovina, cioè peggio di così non poteva andare. Dio non protesse, come aveva sempre fatto fino allora, il suo popolo per causa di questi peccati. Quando arriva la notizia alle orecchie del sacerdote Eli che i figli erano morti in battaglia, l'arca dell'alleanza, ancora più importante dei figli, in mano ai nemici di Dio, i filistei, sviene, casca per terra, batte la testa su uno spigolo, muore anche tra i doteli. E così finisce il sacerdozio di Eli nella storia del popolo di Israele. Non passa attraverso i figli, finisce lì. Queste cose il piccolo Samuele li doveva profetizzare a Eli. In questa prima profezia ricevuta da Dio, e questo non è successo ancora niente, la profezia riguarda il futuro, non il passato. Allora, quando Dio parla a Samuele, Samuele sa queste cose, cosa succede? Che il giorno dopo, la mattina, Samuele, allora dimmi, che ti ha detto Dio? Yahweh? Ma insomma, dimmi che ti ha detto Yahweh? Non ce la faceva a dirglielo, perché lui, da ragazzino, non sapeva capire i guai, i peccati combinati da Eli, dai suoi figli, lo vedeva al positivo, gli sembrava una cosa enorme, grossa questa punizione, insomma, lui non ha il coraggio di dirglielo. Che cosa gli aveva detto Dio ad Eli? E allora Eli si impone, si arrabbia, insomma, io ti ordino, anche se fosse una cosa che mi riguardasse, tu devi dirmi cosa ti ha detto Yahweh. Glielo dice,
e arriva la legnata spirituale. Lui non capite quanto era tremenda questa cosa. Immaginatevi che ho un contadino qui della campagna di Corropoli, parli il Signore e gli chiede di andare a parlare da Papa Francesco a dirgli che gli arriva una mazzata da parte di Dio. Ci andrebbe quello? La profezia è questo, che una persona insignificante deve dare correzioni a persone importanti nel popolo di Dio e anche al di fuori di questo, del mondo civile. La storia della Chiesa è piena di questi esempi. Un esempio classico è quello di Santa Caterina da Siena. Ai tempi di Papa Urbano VI, se non vado errato, c'era il problema che il Papa di Roma rischiava di essere ucciso. Lui, per salvarsi la pelle, trasferì la sede della Chiesa Cattolica da Roma ad Avignone in Francia, dove aveva il rifugio che lo proteggeva, quindi era sicuro. Però per far questo non era più Papa della Chiesa una, Santa Cattolica Apostolica e, come si diceva prima, dove romana non significava semplicemente della città di Roma, ma della successione del Vescovo di Roma. Chi è stato il primo Vescovo di Roma? San Pietro. Il Papa è Papa perché è successore di Pietro come Vescovo di Roma. Per questo motivo, andando e spostando la sede ad Avignone, il Papa non era più capo della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e romana. Non era più successore di Pietro. Succedeva un disastro spirituale. Dio parla a Santa Caterina, che aveva 20 anni, poco più, l'è vissuta da 33 anni Santa Caterina da Siena. Era stigmatizzata, ma le stimmate che aveva erano invisibili. Bella roba. Soffriva e nessuno vedeva che soffriva. Così, per umiltà, doveva soffrire in silenzio e nessuno doveva... Che c'hai? Ti vedo bianca, pallido... niente. Non poteva dire niente perché tutto il Signore lo faceva vivere nel segreto. Di fuori non si vedeva niente. Lei era analfabeta, come la stragrande maggioranza delle persone del tempo. Lei ha scritto negli ultimi 10 anni di vita oltre 380 lettere, ma toste, mandandole al Papa, ai capi, vescovi, cardinali, capi di Stato, perché lei scriveva per dettatura quello che diceva il Signore, che l'ha fatta imparare a scrivere subito, e tra le altre cose, non ti dico le tirate di orecchie che faceva ai vescovi, cardinali, alla Curia Romana, al Papa, che chiamava dolcissimo Cristo in terra, questa era la sua espressione filiale verso il Papa, diceva che il Signore voleva che lui tornasse a Roma. E di non essere codardo per paura di perdere la vita, doveva tornare lo stesso, era essere uomo. Ricordate cosa disse Gesù a Pietro quando, vedendo le persecuzioni che c'erano a Roma, scappava sulla via Appia? Che gli disse Gesù Cristo a Pietro? Una famosa espressione. Quo vadis, che è il latino. In italiano che significa? Pietro, dove vai? Dove fu? Il tuo posto è là. Devi essere martire per me. Non puoi fuggire via da questa volontà divina per te. Pietro torna indietro e muore martire a Roma. Quo vadis. Il Papa Urbano VI non poteva stare ad Avignone. Ti uccideranno, tu muori martire, ma a Roma, al posto tuo. Questa è la cosa. Per fare volere di Dio c'è un prezzo da pagare. Chi è vigliacco spiritualmente, non vuole pagare questo prezzo, non è adatto per fare il capo della Chiesa. O uno che opera per il Signore.
c'è un prezzo da pagare sempre. Non esiste un cristianesimo di successo, cavalcando sempre la cresta delle onde. Il cristianesimo su questo mondo si paga a caro prezzo, di là si ha il successo. Allora, Pietro da Siena, che aveva il carisma della profezia, tra gli altri carismi che il Signore aveva dato, tirava le orecchie al Papa Urbano VI, che stava sbagliando, che stava facendo il volere del diavolo invece che il volere di Dio. Questo fece. Non vi dico quanti altri esempi si possono prendere di questa cosa. Gli esempi biblici, vi ricordate che fa un giorno Paolo a Pietro, le poche volte si sono incontrati. Pietro sapeva che quello che ha portato il Signore superava la legge dell'Antico Testamento. Per la legge dell'Antico Testamento un ebreo non si poteva accompagnare ai pagani. Doveva starsene distaccato con gli ebrei, perché i pagani sono impuri, sono i cani spiritualmente. Se uno va a fare il pellegrinaggio in Terra Santa e va in un albergo gestito da ebrei, troverà non un ascensore, due ascensori, uno per i pagani, un altro per gli ebrei. E se tu vai in quello degli ebrei non ti ci fanno entrare, perché tu non sei membro del popolo di Dio, vai in quell'altro ascensore. Questo oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo, perché loro non conoscono Cristo, fanno parte ancora dell'Antico Testamento. Allora Pietro, che era andato in una città evangelizzare, che stava presente Paolo, stava in mezzo ai pagani, quindi faceva una cosa che l'Antico Testamento non lo permetteva di fare. Quando arrivano da Gerusalemme altri membri della Chiesa, però si chiamano i giudeo-cristiani, quelli che volevano accettare Cristo, ma mantenere tutto l'impianto di regole dell'Antico Testamento, della legge di Mosè. Che fa Pietro? Smette di andare con i pagani e si mette ad andare solo con gli ebrei. Paolo lo riprende pubblicamente, dice: che cosa stai facendo? Cristo ha superato la legge dell'Antico Testamento. Non puoi tu, per tu che lo sai, per paura del giudizio di questi, fare una cosa che va contro il Signore. Anche se tu riceverai un cattivo giudizio, se ti disprezzeranno, se diranno che tu stai sbagliando, tu devi fare quello che ha detto di fare Gesù Cristo, non i giudei cristiani. Allora Paolo, che era al di sotto di Pietro, perché Pietro è il capo della Chiesa, lui era soltanto un apostolo, corregge Pietro in un suo errore. Allora vedete questa cosa importante. In campo ecclesiale, e dovrebbe essere così anche in campo civile, non basta l'istituzione per fare le cose fatte bene. Sua Santità il Papa tal de tali. Un Papa è santo perché il papato è santo o perché lui è santo e vive il papato da santo? Avete capito la domanda? Padre Pio era santo perché aveva tutti quei carismi, perché aveva le stimmate, o era santo per come usava i carismi? Allora, carisma, io ho fatto esempio, scusate se lo ripeto, però voglio che si capisca bene questa cosa. Se durante il giorno lui faceva migliaia di confessioni, capitava uno che era 40 anni che non metteva piede in chiesa e si confessava: ma io che cosa ho fatto? Non ho fatto niente, ma non ho ammazzato nessuno, non ho rubato nessuno. Padre Pio gli faceva l'elenco dei suoi peccati e più glieli descriveva, più era in grado, fino ai dettagli, diceva tutto quanto. Tanto che la persona a bocca aperta: ma tu come sai queste cose? Crollava in lacrime perché scopriva che Dio sapeva tutto, che è impossibile imboscarsi davanti a lui, e quello si convertiva e tornava a Dio dopo 40 anni di lontananza da lui. Se succedeva questo a una confessione di queste migliaia che faceva al giorno, la notte erano botte assicurate,
da parte di chi? Del diavolo, arrabbiato perché gli aveva strappato un'anima e l'aveva ricondotta a Dio. Quando picchia il diavolo non picchia a carezze, ma picchia di brutto. E Padre Pio quante volte si è svegliato in mezzo alla botta di sangue, che poi lui si asciugava con il fazzoletto e si rilevava da solo, perché non voleva che spargesse la voce di queste cose, restava segreto le sue sofferenze che pativa per il Signore, per salvare le anime. Allora, la prima volta succede così. Il giorno dopo, con tutti i fiacciatti delle botte, le costatelle rotte, le botte significa che un cazzotto dato dal diavolo, non si vede la mano, ma uno sente il colpo e se ti crea la costola spezzata, inclinata con il colpo, ti rimane la costola inclinata o spezzata, con tutto quello che ne consegue. Allora, se Padre Pio avesse fatto naturalmente, il giorno dopo capita un altro, io padre sono 40 anni che non mi confesso, oddio, mo stanotte allora ci ripiglio un'altra volta le botte. Allora, ma sì, ti ho fatto qualche peccato, ti assolvo, vai in pace. E quindi quello si andava via dalla confessione senza essersi convertito, facendo una confessione ipocrita, superficiale. Padre Pio non faceva così, per paura di riprenderci le botte di notte, andava a lui, ancora gli diceva tutti quanti i peccati, ci riprendeva le botte la notte successiva, ma finché era vivo non ti tirava indietro nel compito affidato dal Signore con i carismi di salvare le anime. Allora Padre Pio è santo per come ha esercitato i carismi ricevuti dal Signore, non semplicemente perché gli ha dato quel tipo di carismi. Capite questa cosa? Bernardetta non era santa perché gli è apparsa la Madonna. È nata santa per quello che ha dovuto soffrire in conseguenza di questa apparizione e per come lei è rimasta sempre fedele a quello che il Signore e la Madonna gli hanno detto e fatto vivere. Per questo è santa, perché ha esercitato la fede, la carità e la speranza in maniera eroica, cioè restando fedele a Dio anche dentro la sofferenza. Questo è uno dei motivi per cui ci sono dei forti dubbi sulla apparizione di Medjugorje. Il comportamento dei veggenti. Ancora, il Papa non è santo perché è Papa. Lo vediamo in Pietro. Pietro, fin dal primo giorno in cui ha visto il Signore, ha saputo dal Signore che lui diventava roccia. Pietro, tu sei Simone? No, ti chiamerai Cefa, che significa Pietro, roccia. Su questa roccia fonderò la mia chiesa, eccetera, eccetera. Questo è il progetto del Signore su di lui. Ma quando Gesù gli affida le pecore da gestire? All'inizio, durante i suoi primi 3 anni di collaborazione con Gesù Cristo, era in grado di essere il pastore, la guida della Chiesa? Gesù l'aveva chiamato ad esserlo, ma lui non era capace, tant'è vero che lo tradisce la notte del Getsemani. Quando Gesù appare dopo la risurrezione e gli chiede: Pietro, mi ami tu? Più di costoro. Che risponde Pietro? Signore, tu sei tutto, tu lo sai che io ti amo. Glielo chiede 3 volte, con questa triplice professione di amore gli fa riparare il suo peccato di triplice rinnegamento. Allora Gesù gli dice, che gli dice: pasci le mie pecorelle, adesso sei pronto, non prima. Vogliamo fare l'esempio della società moderna? Allora, studentessa di medicina, tu fai medicina. Tu sarai con gli esami, avrai delle verifiche su ciò che hai appreso del corpo umano, delle malattie e di come si curano.
ma non riceverai un esame se tu farai la dottoressa per i quattrini o perché hai amore per i malati. Non esiste questo esame. L'università dove tu frequenti, giovani, maschi e femmine, diventeranno medici per i quattrini e non perché vogliono guarire i malati. Perché questa cosa non è verificata. Quando un politico viene eletto, diventa onorevole. Ma uno è una persona onorevole perché ha ricevuto dei voti o perché tiene una condotta di vita onorevole? Oggi qualcuno verifica la condotta di vita dei politici quando diventano onorevoli? Non esiste nessuna verifica di questa cosa. E quindi abbiamo onorevoli, disonorevoli. Tremendamente disonorevoli. I peggio di tutti. Buscetta non ha mai voluto parlare del terzo livello della mafia, che era il rapporto della mafia con i politici. Se parlava di quello lo ammazzavano subito. Non la mafia, i politici. Chi fa questo discernimento? Pietro, allora, con tutto che è capo della Chiesa, con tutto che il papato come istituzione è una cosa santa, è santo se lui è santo. E se non si comporta santamente in quel genere di posto, povero lui. I fratelli, morto. I figli, morti in guerra. Spazzati via dal Signore. Il sacerdozio di Eli finisce con quella generazione e non prosegue più all'interno del popolo di Israele. Così ha deciso Dio. E questo passa tutto attraverso un ragazzino chiamato ad essere profeta in Israele. Allora attenti qua. Cerchiamo di vivere bene i doni che già ci ha dato Dio. Vi sono tanti che aspirano ad essere grandi carismatici, a guarire i malati, a esorcizzare i posseduti, a radunare persone, a far cascare tutti quanti per terra quando pregano, perché quello non è servizio al Signore, è vanagloria, è orgoglio, è superbia. Serviamo il Signore in umiltà all'ultimo posto, diventiamo fedeli a Dio con quello che Lui già ci ha dato e diventiamoli fedeli veramente. Quando Dio ci vedrà veramente fedeli a Lui, secondo tutti i canoni della sua parola, del suo Vangelo, Lui stesso ci prenderà e ci porterà a farci fare compiti più importanti. Perché ne ha bisogno il Signore di persone fedeli che lavorano per Lui, in realtà più costose e più significative. Perché c'è molto da fare nel popolo di Dio di oggi. E chi lo fa questo? La messa è abbondante, gli operai sono pochi. Pregate perché il Signore mandi operai nella sua messe. Ne ha bisogno il Signore di operai fedeli a Lui. Diventiamo fedeli al Signore così, nelle piccole cose. Dio ci userà grandemente. Impariamo a ascoltare la sua parola. Dobbiamo avere un buono guida spirituale capace di discernere l'opera di Dio in noi per poter essere guidati santamente sulla via di Dio. Guardate che se Eli non fosse stato all'altezza di essere guida spirituale di Samuele, in quell'occasione, ripeto, la vocazione di profeta di Samuele sarebbe stata bruciata dalla incompetenza di Eli. E non è avvenuto così. Ho detto, ripeto, quanti bambini sono nati con le preghiere? Sono tutti bambini che hanno potenzialmente i doni e i carismi che Dio ha dato a Samuele. Saranno persone importanti nel corso della storia della salvezza. Ma quale genitore si applica per la santità dei figli? Che vuole che quello che Dio ha stabilito su di lui si realizzi? Chi è? Tutti hanno un progetto, vogliono il figlio laureato, medico, con un buono stipendio, ben sistemato, con la casa, un lavoro redditizio.
Chi è che si occupa che il figlio diventi santo? Che ami Dio? Chi si occupa di questo? Quale genitore offre il suo figlio a Dio? Se la mamma non avesse offerto Samuele perché vivesse nel santuario di Silo, quando gli parlava Dio a Samuele? È perché la mamma ha fatto questo gesto, ha offerto il suo figlio a Dio, che ha aperto un canale di salvezza su di lui e ha permesso che questo figlio diventasse santo e profeta. Vedete allora come tutte le cose nel campo della Chiesa sono collegate. Fai questo passo di fede, e poi quest'altro, e poi quest'altro, e poi si fa una storia di salvezza nella tua vita, meravigliosa. È Dio che ha un piano così grande su di noi, lo può realizzare in pienezza.